serviva sicuramente lavorare tanto sulla testa di questa squadra e la riprova è che dopo il cambio di allenatore non c'è stato un grande cambio tattico, ma la Fidelis porta a casa finalmente 3 punti. Sì, detto bene, era l'obiettivo primario, l'obiettivo più importante oggi era quello di cercare di portare a casa questi 3 punti, perché in settimana li ho visti concentrati, carichi e meritavano, per come hanno lavorato, per la loro disponibilità, e meritavano insomma questa vittoria. Finalmente è arrivata anche con una buona prestazione. Chiaramente possiamo migliorare, possiamo fare di più, però oggi era importante vincere, non era semplice. L'Angri veniva da 4 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e 1 vittoria, quindi una squadra ostica, organizzatissima, ci ha dato filo da torcere all'inizio del secondo tempo, però noi siamo stati bravi a tenere, poi a colpire nel momento giusto potevamo suggellare anche con un risultato più rotondo, però va bene così, insomma era importante portare a casa i primi 3 punti. Come hai vissuto il ritorno in panchina, sulla panchina della Fidelis? Ma come al solito non riesco a godermi le emozioni, perché sono concentrato, sono insomma sul pezzo, e quindi purtroppo non riesco a godermi lo spettacolo della tifoseria andriese, anche se a volte insomma porgo lo sguardo verso la curva, mi vengono in mente tanti ricordi e apprezzo alla grande insomma la tifoseria andriese. Chiaramente andriese è facile dire questo, ma è quello che penso. Fidelis che adesso avrà diverse gare che in qualche modo potrebbero permettere alla Fidelis di provare a risalire anche in classifica, considerando che essendo lì in basso poi insomma diventa sempre più complicato in realtà. Sì, questo non lo scopro io, è un campionato difficilissimo, è chiaro che ogni domenica ha una storia a sé. Adesso noi ci godiamo questa vittoria, ma da martedì cominciamo a pensare alla gara di domenica, una gara importante come quella di oggi, come quelle successive dopo Nardò. Noi sappiamo l'importanza delle gare, ma noi insomma, con questa vittoria è più, tra virgolette, un po' più semplice lavorare, perché i ragazzi hanno acquistato un po' di autostima, che era giusto che fosse così, e quindi insomma sta settimana possiamo lavorare ancora meglio.